Ho dimenticata che dobbiamo portare da mangiare a raduno. Ma dove vai? Vado a comprare qualcosa da mangiare. È domenica, ma il cinese è aperto, vado al bastoncino d'oro. Ma quanto ne hai preso? Ne ho preso tantissimo. Ma cos'è? È riso cantonese. Ma è troppo. Ma non è troppo, lo spazzolano tutto. Ma quanti sono? Non lo so, dai, aiutami che mi pesa, è anche caro. Dove mette gli avanzi quelli? Adesso ci pensiamo un attimo, prima finiamo di mangiare, noi abbiamo ancora mangiato. Ah no, allora andate là che c'è il riso cantonese buonissimo. Stai cercando di smerciarlo, ma tu sei responsabile? No. E cosa vorresti fare? Un banchettino? Per smaltire gli avanzi. Perché sei preoccupata per cosa? Per il riso cantonese che è avanzato tantissimo. Non la se l'è cagato nessuno, diciamo. No, è piaciuto un sacco, solo che si è rovesciata la soia in macchina. Basta. Ma che cosa stai facendo? No, preparo la pappa del cane. Ma è il riso cantonese quello? Ma perché ce l'hai così tanto? Dove ha vomitato il riso cantonese? Are, vieni qua. Vieni qua. Hai vomitato il riso cantonese?